Era il 1971 e da lì è cominciata l'avventura. La maglia dell'Inter per me e i colori nerazzurri in particolare sono molto importanti, diciamo fanno parte un po' di me. Circa 400 maglie, di cui 300 dell'Inter e 100 di altre squadre. Alberto Bacchetta, ho 54 anni e vengo da Gagliate, un paese vicino a Novara. Doppio cambio, fuori Cambiasso e dentro Poli al minuto 16. La maglia di Cambiasso ha una storia un po' particolare. Dopo il triplete, la squadra e ovviamente anche Cambiasso ha avuto un piccolo periodo di rallentamento, diciamo così, e in una partita Cambiasso è stato sostituito e il pubblico di San Siro lo ha fischiato. Nei giorni successivi, d'accordo con il centro coordinamento Interclub, ci eravamo fatti promotori di una iniziativa, e l'iniziativa era questa. Avevamo coinvolto gli Interclub di tutto il mondo, chiedendo loro di spedire una mail di supporto, di ringraziamento, di vicinanza a Cambiasso per tutto quello che aveva fatto nei confronti dell'Inter. Il centro coordinamento ha individuato il sottoscritto come punto di riferimento per il ricevimento di tutte le email dei vari Interclub. Le abbiamo quindi raccolte, le abbiamo stampate e le abbiamo consegnate a Cambiasso ad Albiano Gentile al termine di un allenamento. Con l'occasione, ovviamente, gli ho fatto firmare e dedicare la maglia. Mi chiamo Carlo Roda, ho 53 anni, chiaramente sono un tifoso dell'Inter. La maglia storica, diciamo, della mia collezione più antica, più vecchia, è una maglia. Tra l'altro la potete vedere, è questa del 53-54 dell'Inter. È una maglia che ho avuto da un collezionista, e diciamo che mi è costata anche un po' cara, perché è una maglia così vecchia. Diciamo che è un'altra perla della mia collezione questa. Vedete anche il particolare dello scudetto cucito, poi anche il retro con questo numero fatto in questo tessuto proprio particolare. Ci sono un po' di buchi, ma chiaramente è la maglia di mezzo secolo fa, perciò è molto particolare. Una maglia a cui sono particolarmente affezionato, diciamo che ho sudato le 7 camicie per averla, è una maglia che non è di un giocatore dell'Inter, ma di un giocatore storico, diciamo Pelé. Pelé, diciamo, rappresenta la storia del calcio, chiaramente. Una partita in cui giocò contro l'Inter, 1959, una partita amichevole tra Inter e Santos. Ho questa maglietta, numero 10 di Pelé, col gagliardetto della partita. Mi fu donata da un giocatore dell'Inter degli anni 60 e diciamo che ho avuto tanta concorrenza per avere questa maglia. Ciao Frank. Ciao Carlo. È ancora aperto il museo? Sempre aperto per te. Frank, è un po' che non vengo al museo, eh? Vieni, vieni Carlo, guarda, ho aggiunto un po' di foto dove siamo protagonisti io e te, ti ricordi? Ah, Barcellona, Camp Nou. bello, bello. Faccio qui Londra, non è vero? Londra, Chelsea, gol di Eto'o. Mitica questa, vai a Madrid. Finale Champions. Finale Champions, Nerazzurri. 2010. Grande, grande Bello. Frank. Mi chiamo Franco Galli, ho 55 anni, sono interista dalla nascita. Questa passione mi è stata tramandata dalla mia famiglia, in particolare da mio papà, che fin da quando ero piccolo mi portava allo stadio. La mia prima maglia, ricordo, è stata una maglia di Jorka F.
tra l'altro molto rara, una maglia che oggi è molto rara, perché una maglia gialla, la terza maglia del 96-97, stagione nella quale Djorkaeff aveva segnato quel famoso gol con la Roma a San Siro in rovesciata, che poi è stato messo sulle tessere dell'anno successivo. Durante tutti questi anni nella mia collezione non ho collezionato solo magliette, ma anche altri gadget. Questo è uno dei 30 palloni che erano in campo a Madrid durante la finale di Champions del 2010. Bayern Monaco Internazionale Milano è l'imprinting sul pallone che è stato utilizzato solo in quella partita.